Si è tenuto allo stabilimento di Ponte San Giovanni del gruppo Grifo Agroalimentare il convegno sulle politiche agricole comuni dal titolo appunto PAC 2014-2020, le nuove regole dei pagamenti e l'impatto sulle aziende da latte alla luce dello scenario economico del settore. Al centro del tavolo, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA dell'Umbria, la riflessione sulle caratteristiche delle PAC nel prossimo settennario europeo. Con un primo pilastro destinato direttamente agli allevatori e un secondo attivato attraverso le risorse regionali del PSR. A livello nazionale, come quantità di latte prodotto e come qualità di latte prodotto, si pone al settimo posto tra le regioni a livello nazionale, quindi significa che è un prodotto di grande qualità. Quindi dobbiamo, credo, dover osare un po' di più, guardare in avanti, guardare ad una prospettiva che si può trovare e si può cercare insieme, lavorando proprio con grande partecipazione, insieme alle istituzioni, insieme alle strutture economiche. Non a caso abbiamo voluto fare questa iniziativa anche con il sostegno del gruppo Grifo. Qual è la situazione del settore in Umbria? Sta subendo meno di altri settori la crisi, anche se sta sentendo fortemente l'impatto con i costi di produzione, che sono costi totalmente italiani, e invece i ricavi purtroppo sono ricavi globalizzati, anche perché c'è sempre ancora una grande difficoltà nel contraddistinguere il prodotto umbro, basti pensare al latte, rispetto a dei prodotti che arrivano da tutta Europa, in alcuni casi anche fuori dall'Europa, e vengono anche contraddistinti in qualche modo con un marchio italiano. Quali sono le parole chiave per il futuro rispetto anche alla situazione attuale in Umbria? Credo che siano quelle che noi stiamo già incarnando, quindi legame col territorio, qualità, trasparenza nella produzione. Penso che questo sia un po' il futuro di tutto l'agroalimentare italiano e in particolare anche del latte.